Serena, vieni qui da me. Facciamo un applauso a Serena Gray. Grazie, buonasera, grazie, ciao Metis, no, sei splendida. Altrettanto, di verde vestita, entrambe. Allora, faccio questo passaggio di consegne doveroso perché Serena è parte integrante del Festival Tulipani di Grazie. Seta Nera ormai da tanti anni come me, ma Serena, oltre ad essere una conduttrice televisiva, è una conduttrice radiofonica, quindi una Anche, grande sì. esperta di musica e ci Grazie. teneva e si è occupata tutto l'anno della Sì. selezione Sì, è stata una dei video selezione musicali. lunga, faticosa, ma grazie anche alla collaborazione con il nostro maestro Vince Tempen, insomma, siamo riusciti a scremare, scremare, scremare ad arrivare ai nostri sei finalisti. Ed eccoci qua, attraverso questa schermata possiamo già capire chi sono i nostri sei finalisti. Premettetemi prima un saluto doveroso, naturalmente non solo a tutta la regia, ma a questa splendida macchina capitanata da Paola Tassone e naturalmente dal nostro produttore esecutivo Diego Righini. Innanzitutto voglio sottolineare che, come ho detto poco fa, insomma, alla fantastica Metis, non è stato facile arrivare a questa selezione, a questa ricerca, perché non si parla solo di videoclip, si parla di social clip, cioè tutte le tematiche che naturalmente devono far parte, come di buona regola i tulipani di Seta Nera insegnano da 9 anni a questa parte. Io farei un grande applauso quindi a colui che ha avuto questo compito difficile, ovvero Vince Tempera. Grazie, mi affianchi maestro, perché sarà suo il compito anche di consegnare la targa al vincitore di questa seconda edizione. Un'edizione che è partita un po' in sordina lo scorso anno, poi in realtà ha riscosso pian piano sempre tanto successo e quest'anno siamo stati inondati di richieste di poter partecipare proprio attraverso i videoclip. Come mi piace spesso dire in radio, la musica è la prima forma di comunicazione tra i popoli e non poteva quindi mancare a un festival che di integrazione sicuramente ne ha fatto anche arte. È d'accordo, maestro? Sfondi una porta aperta, perché io dico sempre, dei film, dopo 50 anni cosa rimane? Rimangono delle fotografie che sono dei quadri bellissimi e solo la musica. Cioè, se io dico a un ragazzo, come si chiama, parlo di Casablanca, oh, ti dicono così, ma insomma, la 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 la. Ah, questa qui è Casablanca. Ecco, è rimasta la musica. E devo dire che, tornando indietro, la canzone è il marchio di fabbrica di un film, compreso il Assolutamente. videoclip. Grazie. Vince Tempera, grazie. La facciamo accomodare, maestro. La ritroveremo fra pochissimo. Partiamo subito con la visione del primo videoclip. Parla di stalking, di violenza sulle donne, violenza non solo fisica, ma anche quella psicologica, che forse è quella più terribile. A cantare questa canzone una fantastica voce, Linda D. Il titolo è Anima rotta. Prego alla regia. C'erano i silenzi, c'ero io che non ero mai. Niente spazio fra gli spazi immensi, bruciami. Resta l'anima rotta. C'erano gli schiaffi, c'ero io.
se volevi tu. Come fango uno dei tuoi stracci, usami. Sento l'anima rotta sulla schiena, parole frustate, tatuate, strillate, mai dimenticate, marchiate col fuoco su vetro, parole affilate. Resta l'eternità per guarire ferite scavate col sangue di chi non sa. Ferma l'atrocità per non Linda D, buonasera. Grazie. Maurizio sta arrivando con comodo, con molta calma. Noi avremo leggermente i tempi un po' stretti. Grazie, grazie. Perfetto, microfono anche per colui che è produttore, giusto Maurizio? Sì. Sì, perfetto, buonasera. Già pronto, buonasera. Già tutto assolutamente fatto. Una domanda veloce veloce: è più difficile scrivere o interpretare un testo così difficile? Tutte e due. Tutte e due. È difficilissimo. Senti, invece ti faccio una domanda. Fra carnefice e preda, qual è l'aggettivo che forse più differenzia, non so, una personalità o una debolezza? Allora, il femminicidio e la violenza sulle donne non è altro che purtroppo una conseguenza della società, perché l'uomo a volte vede la donna come un essere non pensante e non autonomo. Però fortunatamente attraverso i media e ci stiamo riscattando, e le informazioni, i corti, i video in questa serata di oggi. E mi sono dimenticata la domanda, perdonami. Guarda, allora, facciamo così. Chiediamo a Maurizio Verbeni invece, tante volte sentiamo parlare attraverso la musica, diciamo, di questi testi denuncia contro il femminicidio, ma purtroppo, ahi noi, accendendo la TV o comunque ascoltando le radio, sempre più spesso si sente parlare di femminicidio. Cosa si può fare ancora o cosa non si è fatto perché tutto questo possa in qualche modo scemare come... Diciamo che la cosa più importante secondo noi, da quando abbiamo iniziato con questo brano, che diciamo abbiamo cercato di far capire che le donne devono avere una forza, la forza è di reagire, perché noi stiamo facendo una battaglia molto importante per questo. E quindi soprattutto la forza anche reagire, di denunciare quello che Grazie. Sta succedendo. Non andate via assolutamente, okay. Chiamiamo la nostra Eleonora che vi consegna una splendida pergamena, grazie. Vorrei però, diciamo a testimonianza di tutto questo, la nostra ideatrice del festival, Paola Tassone. E insieme a Paola vi faccio accomodare sempre sotto il nostro bel archetto dei tulipani di seta nera. Grazie, ma non andate via perché non finisce qui assolutamente. Direi di partire subito col secondo social clip, Donde estás el amor? Quiero ver falso dolor para poder decirte todo lo que pienso. Quiero ver falso el amor para poder decirte todo lo que amo.
Navarro. Buscando el sol de mi vida, encuentro en mi camino piezas en una. Yo no puedo echar una mano a mi pueblo, pero solo gritar, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Yo busco el perdón en esta confusión. Quiero solo durar, mi fuerza y mi pasión, mi tierra y mi color. Tienen que vivir por encima de mí. L'amor, Luis Navarro, regia di Nilo Sciarrone, vi prego di accomodarvi in sala, eccoli che scendono, grazie. Naturalmente abbiamo visto questo videoclip che parla di economia, della crisi legata appunto sotto l'aspetto economico. Buonasera, benvenuto. Buonasera, parli grazie. Italiano o parli solo spagnolo? Parlo italiano. Peccato, io che volevo così stupire il pubblico con qualche... Potevamo parlare nel... No, no, cosa hai capito? L'avrei stupito col traduttore del telefonino, assolutamente. No, non arrivo fino a tanto, no, assolutamente. Grazie. Non c'è Nilo Sciarrone, il regista? No, non c'è Nilo Sciarrone perché era impegnato... Bene, allora ci porterai naturalmente tu i nostri saluti. Senti, Luis, ti voglio fare subito una domanda. Nel videoclip vediamo una bambina ed una persona, insomma, un pochino più attempata. Come mai si è scelto di mettere a confronto due generazioni così diverse? Sì, in realtà Donde está el amor, a parte da un presupposto che è un grido, quasi uno sfogo, proprio per le differenze che ci sono all'interno di una società, della nostra società. Molto spesso si parla di differenze parlando di etnie diverse, invece Donde está el amor voleva mettere in rilievo le differenze che ci sono anche all'interno dello stesso popolo, perché come c'è una crisi economica, vediamo una bambina che sta raccogliendo tra virgolette dei rifiuti
per strada, quasi come se fosse l'immagine di una piccola fiammiferaia in qualche modo. E poi vediamo una signora, un'anziana donna che sta cercando di trovare cibo, insomma, per poter sopravvivere. Donde sta l'amore è quello, cioè il significato non dell'amore passionale, ma dell'amore verso il popolo, dell'amore verso dell'amore universale, esatto, diciamo, della nostra comunità. Dell'amore universale. Bene, ti volevo chiedere però secondo te se l'amore vero esiste al di là di quelli che sono i rapporti di famiglia e se questi ultimi sono influenzati da quella che può essere una ragione sociale, in questo caso uno status economico più importante. Guarda, sinceramente io sono sicuro che l'amore esista e forse anche è una fortuna per noi che l'amore esista davvero, nonostante insomma le mille sfaccettature che la società ci offre. Ci sono stati diversi casi in cui le differenze sociali hanno influenzato scelte insomma, all'interno della famiglia, magari le decisioni familiari hanno potuto in qualche modo stravolgere quello che era un rapporto d'amore. Però io sono di un'idea diversa dell'amore, cioè per me l'amore è un qualcosa di cui non si può parlare. E quindi per questo motivo quando io dico dove sta l'amore intendo un qualcosa di immenso, di così grande, quasi da non poter essere nemmeno descritto in questi casi. Grazie, un applauso Luis Navarro. Dove sta l'amore? Anche per te, la nostra pergamena, sempre consegnata dalla nostra Paola Tassone. Prego, sotto al nostro arco dei tulipani di seta nera. Si continua, terzo videoclip in concorso, si intitola L'elemento chiave, ce lo presenta Tony Riggi. Un attimo per me, ti farò vedere cosa manca dentro me. Se poi stringerai, chiudendo dentro te, i tuoi ricordi, le bugie, le mezze ostilità. Sei tu che manchi al mio mosaico, sei tu quello che voglio. Quando capirai se mancherà anche a te quel grido dentro il cuore che riaccende le anime, se poi piangerai chiudendo dentro te i tuoi ricordi, le bugie, le mezze ostilità. Sei tu che manchi al mio risveglio, sei tu quello che seguo. Quando ammetti
che vive dentro me. E se poi affinerai i tuoi artigli dentro me, metterò a tacere ciò che dicono di te. Tony Riggi, autore e cantante, lo vorrei naturalmente qui al mio fianco. Un ringraziamento ed un saluto, se c'è in sala anche il regista Dario Valeri. C'è? Non c'è? Bene. C'è il mio editore. Lo salutiamo. Angela Varello, dei Teppisti dei Sogni. Angela, vieni. Bene. Tony, subito una domanda. Allora, questo videoclip parla delle droghe, purtroppo, di questa realtà sempre più pesante e pressante nel mondo dei giovani. Però in realtà questo elemento chiave è un progetto risalente anche alla Seconda Guerra Mondiale, dove venivano fatti degli esperimenti per svuotare quelle che erano le coscienze, diciamo, delle persone, no? Sì, Mengele a 5 km da Germania inizia questo studio in Russia, poi quando viene invasa dalla Germania lui comincia a lavorare per la Germania, inizia questo progetto che si chiama MK Ultra, dello svuotamento delle coscienze. Praticamente venivano presi i bambini, svuotati dalle loro coscienze con dei metodi molto molto barbari e venivano riprogrammati. Così dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando Mengele andò in America, iniziò un progetto con la CIA americana nel 1956 chiamato Progetto Monarch, qualcuno lo conosce. Prende il nome da una farfalla, la farfalla monarca. Questa farfalla ha il compito, tra virgolette, che gli ha offerto la natura, di potersi far riraggiungere dalle proprie suddite anche a distanza di chilometri tramite un messaggio che è neuronale, che arriva direttamente tramite la mente, quindi tramite le frequenze. Quindi questo elemento chiave parla appunto delle frequenze, e in quel periodo storico nasce l'LSD, che è una droga che poi è sfuggita al controllo e che oggi purtroppo noi paghiamo queste conseguenze, ed è sì. Quella droga particolare appunto di cui si parla nel... Esatto, che appunto svuota le coscienze. Svuota le coscienze. Senti, ti faccio una domanda che in realtà esula dal tuo videoclip. Perché hai scelto di partecipare a questo concorso, a questo festival? Io sono un poliziotto in servizio a Latina e quindi vivo nel sociale tutti i giorni. E ho avuto purtroppo tanto contatto con queste persone e tutto ciò mi ha fatto nascere la voglia di capire perché queste persone stanno male, e da questa voglia di conoscere è nato anche questo videoclip. Bene. E volevo mostrarvelo, insomma. Beh, innanzitutto complimenti per il tuo lavoro, insomma. Grazie. E soprattutto per la persona che volevo sei. Volevo precisare che lui ha un collegamento con gli alieni, quindi... Ah, sì. Ecco, vabbè, ma penso che senso... un po' tutti siamo alieni. Sì. Senta, una domanda molto, molto semplice. Secondo lei ci sono più, la leggo come me l'hanno scritta, malati i criteri che ci circondano, i nostri pensieri? Si faccia anche lei la domanda, perché? Come l'ho fatto perché io? Perché alla fine, secondo me, siamo tutti combattuti da questo... Non da questo sistema. Da questo sistema che è incontrollabile.
Purtroppo. Bene, speriamo in qualche modo che i giovani siano un pochino più ragionevoli di quelli grazie, che grazie avevano negli anni 70 questo bombardamento mediatico sbagliatissimo. Vai, grazie. Grazie Tony grazie. Riggi, grazie. Grazie. Continuiamo naturalmente anche per voi la pergamena a ricordo di questa splendida giornata. Adesso, signore e signori, lo scorpione ubriaco. Vagava fra i sassi, nelle spine dei fiori, dannato dall'arcobaleno, sognava l'amor. Lo scorpione ubriaco, mentre beveva sentì una cicala cantare, già ebra di luce, felice così. Lo scorpione ubriaco lento si avvicinò e nella carezzare la cicala le zampe per sempre tagliò. Si è riempito di luce, scorpione ubriaco, poi di buio perché, scorpione ubriaco, dannato dall'arcobaleno ha perso l'amore. Si è riempito di luce, poi di buio perché, dannato dall'arcobaleno ha perso l'amore. La cicala seguì, abbracciato al suo amore, lui voleva cantare, non soltanto morì. Lo scorpione ubriaco, dentro al fuoco cantò, dannato dall'arcobaleno, cantava l'amor. Lo scorpione ubriaco, dentro al fuoco bruciò, dannato dall'arcobaleno, dannato dall'arcobaleno, dannato dall'arcobaleno, ma abbracciato al suo amore.
Grazie. Questa è una metafora di uno scorpione diversamente abile innamorato di una cicala canterina. Eccoci qua che ci raggiungono. Vorrei in questo caso sapere se è con noi il regista anche. Esattamente. Sì, sono io. Ah, perfetto. Beh, benvenuto. Naturalmente, grazie, ci fa molto piacere. Saverio, produttore. Grazie a voi. Di questo videoclip sicuramente molto carino, visto anche l'applauso suscitato in sala. Sì. La domanda nasce spontanea: come nasce l'idea di produrre questo tipo di videoclip? Questo ce lo racconterà Saverio. Quello che mi preme dire è che quando siamo arrivati a Pignola con la nostra piccola troupe, ho detto vabbè, fatemi vedere un po' di posti. Ha detto no, prima andiamo al bar. Ne siamo usciti raramente durante le riprese dal bar. È stato veramente duro. Da qui il titolo, insomma. Facilmente comprensibile. Saverio, il succo, microfono. Il succo del... Perché in realtà il videoclip l'hai scritto anche tu insieme a Rocco Spagnoletto, che è il... Sì, l'autore del brano che in Musica Manovella, che è il leader di Musica Manovella. Non sono qui stasera però perché hanno un concerto, quindi perché i videoclip delegati. In realtà sono dei video, ma sono, diciamo, figli della musica. Non è che nascono, non è un'idea, non nascono peregrini e poi come nei film ci si mette la musica sopra. La musica è preponderante nel videoclip, quindi fondamentalmente la cosa, sì, il videoclip è sulle differenze, però fondamentalmente io quello che ricordo di questo progetto è che a Pignola si stava proprio bene, si mangiava bene, c'era una grande allegria, c'era ci tutto sono il i pazzi paese con noi, quindi Saverio, visto che eravate sempre a mangiare e a bere, cioè venite a Pignola. Ma allora quanto avete impiegato a realizzarlo? Ci è mancato che venisse anche Rosalba Pippa, Risa, che è di Pignola, nostra amica, quindi infatti veramente l'abbiamo invitata, solo che era impegnata a Milano. Ok, fantastico. Amica di Musica Manovella. È l'unico attore professionista, è Antonio Mancino, che è bravissimo e ci è venuto perché è suo fratello. Lei è la protagonista, era la commessa della Conad. Bene. Il marito della protagonista l'abbiamo preso al bar che si stava ubriacando, insomma è stata una bella esperienza. Sì, bene, un videoclip low cost in questo caso. Sì, una quarantina di comparse, ma alla fine sono attori nella vita. Bene. E come un po' in Musica Manovella. Grazie, grazie a Saverio Mancino, grazie naturalmente, vi faccio accomodare sempre qua con Paola Tassone per la consegna della targa, potete lasciarmi i microfoni, grazie, li lasciamo qua. E noi continuiamo con questo penultimo videoclip in concorso, Albero padre di Alex Paravano. La curiosità uccise il gatto, ed è vero questo fatto, solo chi l'ha visto non è matto. E ha gustato questo piatto perché non ha visto solo il razzo, ma con lui ci ha fatto un pazzo. Yes, you. C'è il rimpianto di non avere un pa vicino, una persona cara che ti indichi il cammino. Io allo stato brado tipo mastino, ogni ricordo di te è vago, è tutto un casino. Io e mano ci si capisce bene, io ho un talento che mi scorre nelle vene. Lei mi talpa le ali prima di incominciare, cosa che tu pa non avresti mai potuto fare. E questo pezzo ha un secondo fine, per farti vedere quanto son bravo con le rime. Mi sento come una mela che dall'albero cade, restere sempre con me, albero padre. Albero padre, le tue radici non ci sostengono più. Sei nei giorni apri perché mi lasci tra quella gente. Loro non mi sanno dare quello che tu hai dato a me. Che tu hai dato. Siamo nell'aria senza le tue radici, la tua mancanza si sente, siamo alle pendici. Quando c'è ci siamo divertiti, passando interi giorni in compagnia essendo felici. La gente che mi sta attorno non mi capisce, pensa che le mie siano solo delle fise. Io scrivo una lettera a te che non ci sei, riascoltando i vecchi dischi di Marvin Gaye. Ricordi i bei momenti passati, ma sono consapevole che ormai sono andati. Mi sento come una mela che dall'albero cade, restere sempre con me, albero padre. Albero padre, le tue radici non
penso uno più nei giorni a perché mi lasci sei quella loro non mi sanno dare quello che tu hai dato a me. Alvero Padre, Alex Parravano, prego di raggiungermi. Eccoci qua, un applauso, grazie. Grazie davvero. Insomma, un videoclip che parla in questo caso di diversità, ma quella razziale. Quindi, benvenuto naturalmente. Maurizio Lipoli, più che altro. Sì, esatto. Ha dato un piccolo contributo. Che è l'attore che ha contribuito appunto alla realizzazione di questo videoclip. Esatto. Andiamo proprio subito nel, diciamo, nel profondo di questo videoclip. Fra l'altro tutti i nostri corti quest'oggi hanno parlato proprio anche di discriminazione. Ecco, attraverso la musica, secondo voi, è più forte lanciare un messaggio di denuncia o serve qualcosa in più? Ma sicuramente le arti in generale possono essere un veicolo importantissimo. La musica ovviamente fa parte della nostra vita, della nostra esistenza, in particolare parliamo io e Maurizio, e quindi la usiamo come veicolo, però l'arte in generale, la pittura stessa, la poesia, il teatro, il cinema assolutamente possono parlare di questo tema che è veramente molto importante. La discriminazione oggi, in questo secolo, è impossibile, inconcepibile. Ecco, e quale potrebbe essere l'elemento mancante per non essere un popolo discriminante? L'intelligenza o la cultura? Noi l'abbiamo trasformato in un albero della vita, l'albero padre, un punto di riferimento, e quindi il buon senso dell'accettazione, dell'aprirsi e del poter dire che sotto la pelle siamo tutti cugini. Grazie, grazie. Beh, naturalmente. Vuoi aggiungere qualcosa? Ti sei divertito a realizzare questo videoclip? Sì, senz'altro. Sì. Era un'idea che abbiamo avuto, diciamo, un paio d'anni fa, e diciamo che la musica comunque è il mezzo per far arrivare più velocemente un messaggio, soprattutto ai giovani, soprattutto oggi. Quindi credo che attraverso la musica si possano dire davvero molte cose, ma non solo alle persone qui presenti, ma anche a persone comunque più piccole d'età che sono attaccate alla musica e che ne trovano un messaggio attraverso. Yes. Assolutamente sì. Grazie, grazie Maurizio Lipoli, ma soprattutto Alex Parravano, grazie. Alvero Padre, grazie. Grazie. Buonasera. Anche per voi questa splendida targa ricordo tramite Paola Tassone. Si continua, ultimo videoclip in concorso, ritorna protagonista Linda D con Nuova Identità. Ma identità, sono una tigre in gabbia.
di questa mia esistenza piccola, piccola. Briciole di infinito siamo noi, stelle, comete, lontanissime. Nuova identità, Linda D, richiamerei quindi ancora qui nel nostro parterre questa fantastica voce. Linda, eri rimasta entusiasta a guardare queste immagini, dicevi ma sono io, sì sei proprio tu, bella, forte e coraggiosa, perché attraverso la tua voce sicuramente infondi tanta forza e tanto coraggio. Ma non credevo fossero due, pensate. Guarda, in via del tutto eccezionale, vista la profondità diciamo di questo messaggio, il nostro maestro Vince Tempera ha scelto di mettere due brani in concorso. Grazie naturalmente maestro. Sei da sola, non ti accompagna nessuno, con tutto questo splendido cast, solo te? Allora, sì, abitano tutti fuori, sono molto impegnati, ma ci sono lo salutiamo, sempre, comunque il mio cuore. Ricordiamo che la regia è di Alfonso Alfieri e naturalmente l'attore, gli attori che ti hanno affiancato, Eleonora Tavani, il cast artistico Pino Sorrentino, Angelo Casteltrione, Ciro Nocerino e naturalmente Maurizio Verbeni che abbiamo visto prima, eccolo là. Senti, nuova identità è un messaggio forte, però spesso una nuova identità nasce anche da un momento difficile che una persona è costretta a... diciamo ad attraversare. È un po' autobiografico? Certamente. Ce ne vuoi parlare? Se te la senti? Allora, diciamo che il video tratta comunque in metafora di una donna che vuole essere liberata, liberata da un problema, perché noi a volte purtroppo nella vita ci capitano gli ostacoli, no? E noi dobbiamo superarli. Allora io cerco di liberare questa donna che tra l'altro è me stessa da questi muri invalicabili. Comunque sì, vabbè, ognuno nella vita ha passato delle esperienze comunque negative e io voglio far emergere che comunque il treno ripassa. Cioè non è che tante volte si dice, sai, il treno passa una volta, non è vero, c'è sempre tempo per cambiare, per migliorare e per trovare una nuova identità nella vita. Questa me la rivendo, che il treno ripassa mi piace, grazie Linda. Grazie davvero. A tutti. Grazie. Ancora rimani qua perché un'altra targa sorprese. Per te sempre con Paola. Io però adesso naturalmente abbiamo sì consegnato le targhe in ricordo, bellissima, ma chi vince?
Chi secondo voi? Allora facciamo una bella cosa, un po' come nei concorsi. Chiamiamo tutti i protagonisti di questi 6 videoclip che abbiamo visto, li vorrei qui al mio fianco, e naturalmente andremo così a consegnare quelli che sono i premi come miglior canzone e miglior videoclip per questa sezione, il secondo anno all'interno dei Tulipani di Seta Nera. Allora, con un po' di solerzia chiedo a tutti voi di raggiungermi, grazie, anche perché sennò il mio caro regista Pino Leoni, che saluto, mi lincia. Grazie, ancora un applauso alla regia, a tutti coloro che si sono prodigati per questo fantastico festival, grazie naturalmente. Allora chiamerei anche Maurizio, prego, se ci vuole raggiungere. Poi chi altri? Ci siete tutti? Benissimo. E allora, come miglior canzone chiamerei il produttore esecutivo dei Tulipani di Seta Nera a premiare, signore e signori, Diego Righini. Abbiamo come premio non solo questa targa, ma abbiamo anche proprio... Diego, raggiungimi qua vicino, grazie. Abbiamo... non solo la motivazione ma anche la targa, quindi chiederei alla nostra Eleonora di raggiungerci, ma abbiamo anche un altro premio molto bello offerto proprio dal nostro sponsor Gioielli My Lovely. E allora Diego, vuoi andare con la motivazione? Ci siamo? Brava Serena Grey, un applauso a Serena Grey. Grazie, gentilissima, grazie, troppo buoni. È un momento sentito che Serena ha reso molto, ma molto speciale. Vedo che Serena è molto, molto legata a tutti questi cantanti. Veramente, sappiate che Serena vi ha voluto veramente molto, ma molto bene. Però qualcuno va scelto. Ahimè, come si dice. Poi me li hai messi tutti accanto, quindi mi dispiace perché purtroppo, come dice, un vincitore fa anche tante persone che sono bravissime, ma che per un granello di sabbia non vincono, purtroppo. Premio alla migliore canzone della 9ª edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera 2016, sezione social videoclip, a Linda D per Nuova Identità, regia Linda, di Alfonso Alfieri. Prego. Per aver interpretato la canzone con ottima fattura cantoriale, rock, grazie, e per lo sviluppo artistico avuto in questi anni. Complimenti, Linda! Linda D, Nuova Identità, grazie, grazie. Gioiello per Linda D, My Lovely, con la pergamena e la targa in ricordo di questa seconda edizione per quello che riguarda i social videoclip.